abbiamo gli ospedali praticamente svuotati. Oggi siamo a 20 posti di terapia intensiva, un mese e mezzo fa ce n'erano 90. Abbiamo poco più di 200 posti di area medica occupati, quindi in una situazione del genere, con la popolazione vaccinata che aumenta di giorno in giorno, ovviamente facciamo 10.000 vaccini al giorno almeno, e quindi in un quadro del genere pensare con un'incidenza media largamente sotto 100 e Pescara da quasi un mese, praticamente un mese sotto 50, quindi che sarebbe stata zona bianca già da quasi un mese. Ritrovarsi magari in arancione senza giustificato motivo, perché l'unica ragione che ci deve motivare ad adottare misure restrittive è quella di evitare che la gente finisca in ospedale, che gli ospedali si riempiano, quindi questa è la ratio dei provvedimenti. Le regioni hanno chiesto di utilizzare come parametro principale quello della incidenza, cioè il numero dei casi rapportato all'occupazione dei posti letto negli ospedali, perché quello è il criterio più oggettivo e razionale che debba essere utilizzato. Spero che lunedì, come ci è stato promesso dal Ministro Speranza e dalla Ministra Gelmini, il Governo con le Regioni chiuda questa fase di ridiscussione dei parametri e che la prossima settimana la valutazione avvenga su criteri adeguati al nuovo quadro epidemiologico. Negli ultimi giorni il comune di Sant'Egidio ha avuto zero casi, quindi la ASL di Teramo continuerà nel fine settimana a verificare questa situazione. Se dovesse andare avanti così, già dall'inizio della settimana, con qualche giorno di anticipo, potremmo ripristinare la zona gialla anche per Sant'Egidio. Per Celano invece no, perché purtroppo c'è una condizione tuttora di numerosi contagi con una sospetta presenza di varianti che evidentemente impone, secondo la legge, maggiore cautela e quindi protezione della situazione. Avete avuto, Presidente, anche alla luce di quello che diceva prima, delle interlocuzioni proprio nelle ultime ore con il Governo per quanto riguarda il coprifuoco? Beh, noi ci siamo confrontati con il governo l'ultima settimana, almeno due o tre riunioni, quindi abbiamo posto di nuovo tutti questi temi, tra i quali anche la necessità di superare il coprifuoco. Io credo che si stia davvero esagerando nel tenere, ormai siamo a metà maggio, il coprifuoco alle 22. Insomma, non vediamo davvero quale sia la ragione. La particolare pressione epidemiologica che impedirebbe almeno di accogliere quella proposta molto ragionevole delle regioni di spostarlo in avanti, almeno alle 23, alle 24, per permettere alle attività aperte la sera di poter completare un ciclo di attività economica. Insomma, io credo che il quadro epidemiologico lo consenta e che consenta di poter riaprire con una relativa sicurezza. Io ricordo sempre che lo scorso anno, senza vaccini, da metà maggio in poi cominciamo a registrare un crollo verticale dei casi e uno svuotamento degli ospedali lungo tutto l'arco estivo. Non c'è ragione di ritenere che debba accadere il contrario adesso, anzi, avendo l'arma fortissima della vaccinazione di massa che sta procedendo a sempre più veloce, non si può che essere ragionevolmente più ottimisti.